L'8 ottobre è un grandissimo evento perché avremo il ritorno di una leggenda del concertismo internazionale, Gidon Kremer, questa volta in formazione cameristica con violino e pianoforte. La formazione di trio è una delle formazioni di musica da camera, un po' la regina di tutte le formazioni. Il programma è bellissimo perché prevede, tra l'altro c'è anche un filo conduttore che unisce i brani, apparentemente molto distanti, perché parliamo di due composizioni di Mozart. Il primo è L'Ave Verum, scritto da Mozart l'anno prima di morire. E in quell'occasione andò a trovare la moglie che stava facendo le terme, incinta del suo sesto figlio, e trovandosi a Baden, appunto dove è il luogo termale, in prossimità della ricorrenza del Corpus Domini, compone questa musica bellissima, che questo ecco, per dare il valore anche dell'universalità del messaggio musicale. Quindi due composizioni di Mozart. E poi abbiamo un trio di Ghia Cancelli, altro compositore scomparso nel 2019, quindi un compositore praticamente contemporaneo a noi, che è un grandissimo compositore col quale Gidon Kremer ha collaborato a lungo, e infine il trio Opera 100 di Schubert. E quindi un grande evento musicale con un artista veramente che non ha bisogno di alcuna presentazione, quindi veramente invitiamo il pubblico a partecipare a questo primo appuntamento. Poi ne seguiranno altri tre, sempre allo sperimentale, avremo il quartetto Nous, una giovane formazione ma tra le più accreditate a livello internazionale, questa volta si fondono con la chitarra di Bandini, chitarrista anche molto celebre. È un programma molto bello perché anche qui nella prima parte avremo il quartetto di Mendelssohn, quindi riservato al quartetto d'archi, un colosso della letteratura per il quartetto d'archi. E nella seconda parte avremo, dimenticavo, anche Crisantemi, un brano per quartetto d'archi di Giacomo Puccini, una delle opere, rarissime opere scritte da Puccini per musica da camera. Nella seconda parte invece avremo tutta musica dedicata quindi alla chitarra con il quartetto d'archi, con Luigi Boccherini, un quintetto in re minore se non sbaglio, e poi il quintetto di Mario Castelnuovo Tedesco. Ci avviciniamo poi alla seconda parte, sempre prima di Natale, a inizio dicembre, il 4 dicembre, avremo il primo ciclo delle sinfonie di Beethoven trascritte per pianoforte da Franz Liszt. Avremo l'esecuzione della quinta sinfonia ad opera di Paolo Marzocchi e della sesta sinfonia della Pastorale ad opera di Maurizio Baglini. Infine l'ultimo appuntamento, il 16 dicembre, prima di Natale, un appuntamento con la musica di Morricone, per opera di due musicisti che lo hanno accompagnato per tutta la sua vita, i solisti di riferimento che hanno partecipato a tutte le incisioni discografiche e anche per la musica, appunto per i film, tutti questi brani qui arrangiati da Morricone specificatamente per il violoncello di Luca Pincini e il pianoforte di Gilda Buttà.